direttore. Procedimento elettronico del disegno di legge numero 615. Dichiaro aperta la votazione. Allora dunque, buonasera, ben ritrovati con Ring, grazie ai tanti che ci hanno seguito anche ieri sera, innanzitutto questo, dopo è una giornata storica, ci sono molte dichiarazioni per questo primo dei 18 passaggi, insomma, uno dei, tra i più importanti ovviamente perché dà il via alla riforma dell'autonomia, quindi oggi il voto in Senato e come anticipato ieri sera dal senatore De Carlo proprio qui a Ring un voto compatto c'è stato da parte del centrodestra, di Fratelli d'Italia ovviamente, che su cui molti avevano concentrato le attenzioni, ma la tenuta del centrodestra c'è su questo fronte. Schlein annuncia battaglia invece in ogni sede, quindi il PD, per quanto riguarda questa autonomia. Abbiamo molti temi di cui parlare questa sera, partiamo da qui, vi faccio vedere il sondaggio perché poi, lo vedete nel titolo, ha colpito ancora Fleximen. Abbassare i limiti a 30 km all'ora nelle città è un'idea che non piace a Matteo Salvini, che da ministro avrebbe pronto una circolare, una direttiva, insomma, per restringere le possibilità di abbassare i limiti a 30 km all'ora, modello Bologna, ma anche Treviso lo fa da tempo in alcune zone, o Padova, insomma, e tra l'altro ne parleremo anche nella seconda parte con altri ospiti dopo le 22. Mentre Fleximen colpisce ancora, tra l'altro lasciando un messaggio al Villa del Conte, ha battuto col flessibile un altro autovelox questa notte e ha lasciato questo cartello, poi dopo vi mostreremo ancora una volta tutto ciò. Però mentre saluto Antonio Esposito e Francesca Pezzo in regia, vi faccio vedere queste immagini appena arrivate in redazione che fanno riferimento, vai pure grazie, a un incidente scoppiato questa sera a Castello di Gorego, via Alberon. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Castelfranco e Treviso, i carabinieri di Castelfranco, per fortuna nessun ferito, evacuate alcune famiglie senza difficoltà, però come vedete hanno colpito le fiamme, rivediamolo pure perché fa impressione la vastità di questo incendio che ha colpito alcune, sembra, villette a schiera, e ora vi mostrerò anche altre fotografie per questa notizia dell'ultima ora, grazie Tony, ripeto appunto a Castello di Godego, eccola qua, questa è un'altra immagine in cui si vede distintamente quello che sta accadendo con questo vasto incendio che ha colpito l'altra zona, quella immaginiamo del giardino dall'altra parte, ma ha colpito questa abitazione bruciando il secondo piano, le stanze del secondo piano, e ancora non è chiaro appunto se si sia sviluppato ad altre abitazioni. Vedete sul posto appunto vigili del fuoco e carabinieri, come detto nessun ferito, insomma tanta paura, però famiglie evacuate, questo in via Alberon questa sera. Vediamo se rapidissimamente, grazie a Lina Paronetto e Cristian Arboit, ora Francesca Bozza, tutti i colleghi della redazione, appunto ci sono altre immagini che vi posso proporre, solo questa, vediamo se riesco a ingrandirla, eccola qua, e così abbiamo terminato. Altro video appunto che gira in rete, molto chiaro su quello che è accaduto. Allora, vi presento gli ospiti, cominciare dall'europarlamentare della Lega Gian Antonio Darè, buonasera, ben trovato. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, coordinatore di Treviso. Buonasera, grazie dell'invito. Oh, adesso
Non si sono messi d'accordo, ve lo dico, maglione verde, almeno dovevate avvertirmi, avrei potuto fare qualcosa anch'io. Ah, io ho un verde, il verde, No, ma Tony Da Re, cioè un po' leghista Borges. No, ma Tony Da Re è stato uno di quei segretari che è riuscito a portare da 0 al 60% dei sindaci alla Lega in provincia di Treviso. Cioè, bisogna copiare da quelli bravi, no? Quindi... grazie. Va bene, allora fatemi salutare Stefano Pelloni del Partito Democratico, buonasera. Buonasera, io mi sono messo la giacca per stare connesso, ma vado a prendere il maglione. Appunto, rosso Stefano, quello rosso. Questa sera c'è il dress code. Ce ne sono tanti anche verdi. Guardi, c'è il dress code questa sera in onore dell'autonomia, ma mi sembra che il suo partito a livello nazionale, dopo ne parleremo. Fammi, abbiamo Martella, quindi segretario del PD regionale, abbiamo Zaia, poi vedremo tutti. Sono andati dallo stesso armocromista, penso, i due Tony Da Re e Borgia. L'armocromista non ce la posso fare. Va bene, grazie Pelloni, fermo lì. Nicola Rocco, azione. Adesso deve allargare e farci vedere il maglione pure. Buonasera. Lei. Nero. No, io ho chiamato Stefano Pelloni 5 minuti fa e ci siamo cambiati. Benissimo. Va bene, fatto questo, abbiamo cominciato dalle cose importanti. Allora, ci fai sentire rapidissimamente, Tony, Luca Zaia. Quindi il commento del presidente del Veneto, vi faccio vedere mentre eccolo qui, lo prepariamo, anche l'apertura in questo momento del Corriere, così insomma un po' di tutti i quotidiani online dedicato al voto al Senato oggi, ovviamente quando si inchioda il computer in questo momento, adesso troverò il modo di mostrarvi tutto ciò, c'è anche Salvini arrabbiato sui 30 all'ora e dopo ci arriveremo, eccolo qua, autonomia, il Senato approva il DDL Calderoli, Schlein pronti con ogni mezzo per fermarla, dalla sanità alla scuola, ecco cosa cambia, poi avete visto appunto le bandiere tricolore, l'inno che abbiamo sentito, là non si è capito se è stato Fratelli d'Italia a farlo partire, in realtà il Partito Democratico, no? Mostrando la bandiera italiana. Vediamo Zaia. Un grande risultato, una giornata storica e soprattutto è una pietra miliare alla quale poi si sommerà un'altra pietra miliare, il passaggio alla Camera. E quindi avremo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e finalmente potremo dire di avere la legge quadro sull'autonomia per poter firmare l'intesa, cioè il famoso contratto tra la Regione e lo Stato. Il Paese non sarà assolutamente diviso, questa è una leggenda metropolitana che va sfatata, ma si pensi alla Germania che è un'autonomia veramente importante ed è percepita da noi come una grande nazione. L'autonomia, modernità, il centralismo che sta letteralmente devastando il nostro paese è un centralismo medievale che non funziona più, tanto è vero che si dice che l'Italia è a due velocità, è vero, ma lo è per colpa del centralismo, non per colpa dell'autonomia, non esiste. Questo è un governo, è l'unico governo che ha scritto una vera pagina di storia introducendo a dicembre 2022 nella finanziaria 2023 l'obbligo della definizione dei LEP e poi successivamente qualche mese dopo, febbraio-marzo 2023, la legge Calderoli che porta, diciamo, i principi generali dell'autonomia che è esattamente quello di cui stiamo discutendo in queste ore. 22 ottobre 2017 resterà una data storica, 2.378.020 sono andati a votare, è stato un plebiscito a favore dell'autonomia, qualcuno allora diceva che era inutile andare a fare il referendum, oggi diciamo grazie Veneti che ci siete andati perché se non avessimo avuto questa chiamata, questo fiume in piena del Veneto, oggi non saremmo qui a parlare di autonomia. Allora, prima di sentire chi scrive qua, vi mancherà la scritta con il conto a giorni sovrimpressione dell'autonomia. Ma mica arrivate ancora, abbiamo detto che i passaggi sono tanti, quindi questo è uno di quelli. Il Senato approva l'autonomia, così Repubblica e appunto dà ragione alla ricostruzione che avevamo capito noi. L'opposizione canta l'inno di Mameli e sventola il tricolore. La Lega espone il leone di San Marco. Allora, giornata storica? Sì, giornata storica, un primo passaggio, si passa al Senato, poi ci sarà il passaggio chiaramente alla Camera, la vera battaglia sarà poi sulla definizione, sul discorso dei LEP, i livelli essenziali di prestazione, che sono quelli che poi vanno a definire le competenze o comunque passare delle competenze che in questo momento sono all'interno dei ministeri alle regioni che lo richiedono. Naturalmente in comune accordo Stato-Regioni, in comune accordo con il Parlamento, chiaramente, no. E quindi chi dice che probabilmente si parla di l'autonomia dei poveri o dei ricchi, questa è sbagliato. D'altra parte sono cose che ho sentito quando si parlava di federalismo, sono le stesse cose, quindi
chi non vuole uno Stato moderno probabilmente si tiene arroccato. La Schlein abbiamo capito che darà battaglia, ma non ha capito che i suoi del PD all'interno del referendum hanno votato per questa riforma. Il sì critico era quindi allora, no? Probabilmente non era un sì critico, ma è stato un sì, perché quei numeri del referendum sono dati dai veneti, che non sono certamente solo della Lega, ma anche proprio chi abitava, non i veneti perché è nato in Veneto, ma perché magari per motivi di lavoro o per altro risiede in Veneto, quindi hanno concordato questo passaggio storico, un referendum storico che adesso si va a concretizzare con questo governo del centrodestra. Ma secondo lei Vannacci è un autonomista? Ma guardi, lei è contro la candidatura eventuale di Vannacci, certo, nella Lega? Io sono contro, ho detto chiaramente, l'ho detto ieri sera, l'ho detto l'altro giorno, se lui è il capolista, cioè al posto di Salvini c'è Vannacci, grazie, è stato bello, correte voi. Cioè lei non si candida, no. Intende dire? No, io non mi candido. Però questo... non se ne abbia, però lei ha criticato tante volte Salvini, quindi non penso che Salvini, prima che mi venga in mente di candidare in circoscrizione nord-est, sia Gianantonio D'Arè. Il tema è se candidano Vannacci, lei lascia la Lega, no? No, io la Lega non la lascerò mai, io ho fatto politica in questo movimento. Ma lei hanno proposto strano, di ricandidarsi? Strano, stravagante magari per qualcuno, ma determinato, visto anche l'autonomia che è passata oggi, quindi questo è il mio pensiero, no? Faccio politica, faccio anche la parte critica, ma per migliorare chiaramente il segretario è lui e deciderà chiaramente lui chi mettere, perché il segretario decide. È chiaro che si prende anche la responsabilità delle scelte politiche, come tutti i segretari. Ma lei hanno detto Gianantonio sarai ricandidato? No, non è stato parlato di questo all'interno del nostro gruppo. Però mi creda, martedì che eravamo a Strasburgo c'è stata una riunione di gruppo e io ho sollevato il problema e mi creda solo un collega parlamentare ha difeso Vannacci. Cioè gli altri erano tutti d'accordo con lei? Gli altri sì. Non mi chieda il nome perché non lo dico. No, vabbè, questo immaginavo. Allora Pelloni, vi faccio sentire un po' tutti, 40 secondi. Il senatore Andrea Martella, avete visto, anzi dopo in un altro servizio lo rivedremo, dietro appunto un esponente del PD che è intervenuto in aula oggi e commentare questo voto sull'autonomia. Vediamo. Lo sentiamo, è colpa mia? Sì, ovvio. Aspetta Tony che mi hanno disattivato l'audio del PC, che oggi fa le bits, eccolo qua. Bene, vai. La Lega oggi in Parlamento gioisce, ma questa che viene approvata è una sorta di canto del cigno di una stagione politica in cui la Lega deve abbandonare gli antichi argomenti e accontentarsi di una specie di barattellum tra autonomia differenziata e premierato. Uno scambio che andrà avanti per qualche tempo, ma che poi sono certo non sarà destinato a durare, e che oggi prevede una sorta di scatola vuota senza risorse finanziarie e senza scelte che possono incidere davvero, come ci sarebbe stato bisogno, nell'economia e nella società del Veneto. Beh, così il senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico in Veneto, il barattellum straordinario. Pelloni? Beh, mi sembra che sia inattaccabile, mi sembra che sia perfetto quello che ha detto il senatore Martella, nel senso che è chiara l'impostazione, la Lega si prende l'autonomia differenziata, in cambio offre il premierato a Fratelli d'Italia e sulla base di questa alleanza parlano di queste proposte agli elettori per portare questo finto risultato in virtù delle prossime elezioni europee. Sappiamo tutti che nella stessa legge che votiamo oggi si fissa il termine di 2 anni per definire i LEP e quindi l'autonomia, vedremo correre il contagiorni almeno altri 2 anni prima di definire i livelli essenziali fra regioni, ma poi soprattutto
senza risorse, mi sembra che sia, e con tutte le materie, con tutte le 23 materie che possono essere richieste, mi sembra che sia un sistema molto farraginoso che ci si troverà a governare a livello di sistema paese. Ma siamo sicuri di voler avere 23 politiche energetiche, ad esempio? Siamo sicuri di volere 23 politiche sulla scuola, 20 politiche sulla scuola, 20 politiche sulla sanità, 20 politiche sulle energetiche, sui trasporti. Mi sembra che sia un sistema che è molto farraginoso per l'impostazione che si vuole dare. Il Partito Democratico Veneto, e qua rispondo subito ad Arè, non si è mai schierato in contrarietà assoluta all'autonomia, tanto che Bonaccini è stato il primo a portare avanti una proposta di autonomia e a trattarla con il governo Gentiloni. Ma il tema vero che pone il Partito Democratico Veneto è: facciamo l'autonomia che sia utile per le imprese, facciamo l'autonomia che sia utile per i cittadini. Allora parliamo di subito poche materie, 8 materie su 23, facili da definire, facciamole subito e su questo cominciamo a trattare, vediamo come funziona, sì. Poi dopo se vediamo che funziona bene, poi lasciatemi una chiosa, poi penso che ne parleremo dopo, ma qual è l'autonomia che abbiamo in testa? Io voglio anche l'autonomia dei sindaci, cioè la sussidiarietà, che chi è più vicino al territorio decide nelle cose su cui può decidere, perché quando abbiamo un sindaco che decide di fare le zone 30 e il ministro dice di no, fermo lì, Borgia subito dopo la pubblicità, rigori. È vero centralismo. Ho capito, aspetti, da si tenga questa idea, dopo la pubblicità Borgia e Rocco, a tra poco. Questa legge quadro, che porterà a far entrare in vigore il tema dell'autonomia differenziata, diventerà realtà se e quando saranno finanziati adeguatamente i livelli essenziali di prestazione. L'autonomia non è per forza un male, non è un vessillo per le regioni del centro-nord, ma la proposta di questo governo non ci convince dove sono i LEP. È del senatore Marco Lombardo Azione, la prima voce a parlare dagli scranni del Senato. Ore 16.30 si parte. L'atto conclusivo, la dichiarazione di voto sull'autonomia differenziata, finalmente sbarca in Senato, anticipata già dalle prime ore del mattino da decine di dichiarazioni a mezzo stampa. Preoccupato per equità sociale ed unità nazionale del Paese che questa legge mette fortemente a rischio, il Movimento 5 Stelle del Veneto. La voce è quella della senatrice Barbara Guidolin. Parla invece di giornata importantissima, soprattutto per il Veneto, Mario Conte in qualità di presidente ANCI. Il voto è un passaggio cruciale per una riforma, dice, che unisce responsabilità e efficienza dell'azione amministrativa e risposte per i cittadini. Centrodestra che corre compatto con il senatore Luca De Carlo ieri a Ring. Io credo che i miei amici di percorso alleati vedano l'autonomia come noi oggi solo perché c'è un governo Meloni. Non certo perché ci sono stati altri governi. Grazie al patto di maggioranza, all'urlo del senatore Romeo, Lega, così il capogruppo in consiglio regionale della Lega, Alberto Villanova. L'autonomia è il motivo che ci ha spinto tante persone come me a fare politica, a scendere nel campo della politica, ed è una bandiera che noi portiamo veramente alta, perché è la bandiera che ci spinge a impegnarci ogni giorno per questa battaglia che, come dicevo, è una battaglia di tutti i veneti, una battaglia della regione, anche di chi non vota Lega. Il primo voto contrario arriva alle 16.50 con Italia Viva. Questa non è una legge attuativa e, come tutte le leggi, deve avere le sue risorse, che in questo caso invece mancano, anzi addirittura sono escluse. Seguita da Alleanza Verdi Sinistra con il senatore De Cristoforo. I primi sì arrivano invece da Noi Moderati, parla un emozionato Antonio De Poli, e dal Partito per le Autonomie. Vigileremo, così Forza Italia. Il Paese, Presidente, è già spaccato. Il nodo resta quello dei LEP, lo ribadisce il Partito Democratico in aula. Per attuare i livelli essenziali delle prestazioni in tutto il Paese occorrono nuove risorse, e che il Governo e la maggioranza che lo sostiene non hanno alcuna intenzione di reperire tali risorse.
Allora, così appunto la giornata, poi sentiremo anche il senatore De Carlo, comunque già avevo anticipato così ieri sera Ringa. Allora? Possiamo raccontare quello che vogliamo, ma alla fine, dopo tante chiacchiere che sono state fatte in tutti questi anni, nei 10 e più anni precedenti, il governo Meloni per la prima volta in Senato porta una legge quadro che viene approvato, ricordo, con 110 voti a favore, mi pare 60 contrari, quindi sì, potranno anche fare, come dire, un po' di battaglia parlamentare, ma insomma, ma i numeri ci sono. I numeri ci sono. Tra l'altro c'è scritto che è il massimo 2 anni per i REP, ma non vuol dire che li utilizzeremo tutti. Dopodiché ricordo che il governo durerà 5 anni, quindi siamo tutti tranquilli. In questo percorso poi ci saranno le intese anche con le regioni. Saranno determinate le materie nell'intesa appunto tra Stato e Regioni, si troveranno le risorse perché è obiettivo dichiarato del governo di approvare l'autonomia. E sul tema dello scambio tra premierato e Il barattello, ma no, barattello, ricordo poi a tutti che nel nostro programma elettorale di governo del centrodestra noi abbiamo inserito sia l'autonomia sia la questione ovviamente del presidenzialismo, che poi in questo caso è diventato premierato, per cercare di trovare anche una quadra parlamentare che possa aggregare anche altre forze di governo, perché vedete, noi non è che ci fossilizziamo sulle idee. Se poi durante il percorso, come abbiamo visto, per cercare di aggregare anche altri insomma gruppi e partiti su una scelta forte come è il premierato, facciamo anche passi in avanti. Dopodiché sentire parlare di sussidiarietà con chi ha distrutto le province, quando sappiamo tutti che le province erano comunque sia un ente più vicino al territorio rispetto per esempio alla regione, e era uno di quegli enti che dava risposte, e averlo insomma distrutto come ha fatto per esempio il PD, insomma mi fa un po' sorridere. Questo è il pensiero che ho io. Finalmente il governo Meloni passa, come fa sempre in tutte le, insomma, in tutti i casi, soprattutto in tutte le discussioni, settori e le materie, dalle parole ai fatti rispetto a qualcun altro che ha solo chiacchierato. Rocco, e voi? Ma noi ci siamo astenuti, la senatrice Gelmini ha votato a favore perché, diciamo, a livello di principio si può anche essere a favore all'autonomia. Detto questo, con questa legge non cambierà assolutamente nulla. E secondo voi, se veramente cambiasse qualcosa, non avremmo una rivolta del Sud Italia in questo momento? Invece assistiamo semplicemente a dei toni trionfalistici, ma non ci sono assolutamente le risorse. I LEP ricordano i costi standard in sanità, cioè diciamo la verità, come nella sanità si diceva ci saranno i costi standard, poi hanno preso i costi standard della Calabria e quindi non abbiamo avuto nessun miglioramento in termini di prestazioni sanitarie, tanto che la sanità è peggiorata negli ultimi 20 anni, non è migliorata. Noi potremmo assolutamente essere a favore, diciamo, del federalismo. Certo, manca assolutamente un'idea di paese. Cioè, io mi sarei aspettato che rispetto alla legge quadro, che non fa altro che prendere quelle che sono materie concorrenti, che già secondo l'articolo 117 potevano entrare, diciamo, nella contrattazione tra Stato e Regioni, si facesse un passo avanti. Cioè, quello che manca, secondo me, al di là del finanziamento, è un'idea di autonomia. Cioè, autonomia per fare cosa? Per avere 20 regioni che ragionano da sole da un punto di vista energetico. Sapete cosa avrebbe voluto dire, per esempio, che il signor Emiliano, con il suo populismo in Puglia, avrebbe fermato il TAP e quindi noi non avremmo avuto delle risorse strategiche per poter fronteggiare la crisi energetica. Allora, se l'autonomia deve essere, diciamo, energetica, io personalmente sono contrario. Se l'autonomia deve essere insegnare il dialetto nelle scuole, mi pare ridicolo. Se l'autonomia invece diventa responsabilizzazione degli amministratori, e non mi pare che in questo momento ci siano grandissimi segnali in termini di premiare le amministrazioni virtuose rispetto alle amministrazioni che non sono virtuose da parte di questo governo, noi potremmo anche essere d'accordo, ma diciamo la verità, questa in qualche modo, secondo me, è una legge quadro che serve a prendere tempo. Cattivissimo, Rocco. Cattivissimo con non tutti. Non credo che cambierà veramente la vita dei cittadini. Cioè, chiediamo ai cittadini veneti, agli imprenditori veneti, se secondo loro da domani cambierà meglio la loro vita. Secondo adesso, me, certo. No. Certo, no, beh, questo no, chiaro. Però ci vuole tempo. Cosa dice?
Ma penso che, allacciandosi a quello che ha detto prima il qui presente segretario provinciale di Fratelli d'Italia, ricordiamoci che la legge Delrio ha cancellato le province, o comunque ha fatto delle province un ente intermedio di secondo grado, per cui vanno a votare i consiglieri comunali, vanno a votare i sindaci, il presidente della provincia deve essere un sindaco. Dai, cioè una follia nella follia, totale, perché chi fa il sindaco deve fare... Questa non è autonomia, questo non voleva dire, perché eliminare le province voleva dire eliminiamo dei costi. Ma poi privilegi. Le SP, le strade provinciali, rimangono sempre in capo alla provincia, le scuole con in capo alla provincia. Così, e quindi i comuni a tagliarle. Questa è stata una delle tante riforme sbagliate. Allora io guardo sempre nel senso positivo. Allora, tra l'altro adesso si vuole reintrodurre la provincia come ente intermedio, perché posso capire che il comune di Porto Buffolè, 500 abitanti, che va in regione rispetto al comune di Verona o di Vicenza, ha certamente un peso in maniera diverso. Allora, questa autonomia, che tra l'altro, posso dire, più acceso a fare l'autonomia è stato Bonaccini, l'Emilia Romagna, e non certo. È certamente della Lega e dei Fratelli d'Italia. Allora, mettetevi d'accordo prima di fare delle critiche pretestuose, perché effettivamente l'autonomia, chi la vuole? Allora, si parla di differenziazione energetica. Certo, abbiamo delle regioni che hanno tre marce in più dal punto di vista economico e produttivo, altre purtroppo in meno. Però ci sono tante persone del sud che vorrebbero che la propria regione avesse le stesse potenzialità e capacità delle regioni del nord. Allora, questo potrebbe essere il modo per far capire alle persone di come si amministra una regione e come si amministra soprattutto una specificità che l'autonomia ti può dare. Ma io vorrei fare anche un esempio. Vorrei fare anche un esempio. Aspetta, Belloni, arrivo subito. Dico solo una cosa: intanto siamo a oltre 4200 telefonate per il sondaggio. Dopo le 22 diamo il risultato. 4200 telefonate. No, voglio fare un esempio molto semplice, come dire, di altra natura, ma per inquadrare. Parliamo di gestione dei rifiuti. Se noi gestissimo l'autonomia e le materie dell'autonomia come a Contarina, e quindi i nostri trevigiani hanno gestito hanno gestito la gestione dei rifiuti, che è invidiata in tutta Italia, in Europa. Gestissimo nello stesso maniera le materie, sì che le vorrei 23 tipologie diverse di gestione, perché se noi abbiamo le persone competenti, brave, e ci sono, attenzione, ci sono in tutta Italia, perché è proprio questo il ragionamento: se riuscissimo a sviluppare le materie attraverso le persone, le idee delle persone, soprattutto le risorse, migliorerebbero tutti. Qui abbiamo un esempio chiaro, lampante, davanti a tutti noi. Abbiamo Savno e Contarina, che sono due colossi e che hanno una gestione dei rifiuti e permettono ai cittadini anche di avere dei risparmi rispetto a altre parti d'Italia, dove pagano il triplo, il quadruplo. Questa è la buona autonomia, questo è l'esempio che dobbiamo portare, non il contrario. Vediamo De Carlo, aspetti Belloni, le faccio sentire il senatore De Carlo, Fratelli d'Italia. Caro direttore, non fermerai il cronometro che conta i giorni dal referendum ad oggi, ma sicuramente quello di oggi rappresenta un passo significativo e concreto per il Veneto. Dopo anni di slogan, promesse e propaganda, finalmente abbiamo approvato il primo passaggio per concretizzare l'autonomia differenziata. E ti ricordi che mentre c'era chi diceva con Fratelli d'Italia al governo non avremmo mai raggiunto l'autonomia? Invece è stato proprio con un governo a maggioranza Fratelli d'Italia e con il primo ministro Giorgia Meloni che oggi abbiamo posto la prima pietra dell'autonomia. Un primo passaggio. Sarà difficile, sarà lunga, come merita una riforma così importante per questa nazione e soprattutto per il Veneto, che fortemente reclama l'autonomia. Ma noi ci siamo e l'abbiamo dimostrato. Fatemi dire, questa cosa del contatore mi rende particolarmente orgoglioso, perché diciamo, quando ci siamo inventati, ho proposto questa idea, alla fine è diventato un riferimento per tutti. Quindi, tutti accendono la TV, come siamo messi? Insomma, adesso sono 2.284 giorni, quindi... Nel bene e nel male, cioè, ovviamente quello è un dato da quando abbiamo celebrato il referendum. È di stimolo, no? È di stimolo, io spero, per la politica. Per 300... Ah, sì, vabbè, per gli ultimi... Va bene, scusi Belloni, prego.
No, ma volevo dire sulle politiche energetiche, ma ci rendiamo conto di delle dimensioni competitive con cui dovremmo rapportarci a livello di sistema paese? Cioè, non basta l'Italia, l'onorevole Darè, che appunto sta facendo da 5 anni ormai il parlamentare europeo, immagino che ci potrà confermare come alcune partite non basta neanche i sistemi nazionali, non bastano neanche, perché ormai gli scacchieri sono quelli internazionali. E allora pensiamo ad esempio alla materia energetiche, perché giustamente prima ha citato un esempio calzante il mio amico Nicolò Rocco, che... quello con la crisi ucraina e fra Ucraina e Russia ci siamo trovati come sistema paese, come Unione Europea, a dover capire come approvvigionarci con il gas. Noi pensiamo che dovremmo trovare l'intesa fra le 20 regioni in cui ognuna delle regioni avrà un sistema di approvvigionamento energetico diverso. Mi sembra una follia. Io dico, partiamo da cose che sono più alla portata. Poi dopo magari cominciamo a capire se il sistema funziona, a come funziona tutto, a quali sono possono essere le altre materie che possono essere portate avanti. Ma guardate, ma sarà così inevitabilmente, Belloni. Ma questo l'ha detto anche Bitonci della Lega, no? Cioè, tanto certo, si farà una alla volta, perché poi 23 ma, tutte allora, insieme è impensabile. Allora a me fa piacere che Bitonci dica questo. E mi fa piacere perché ho letto anche un'intervista di un parlamentare di Fratelli d'Italia che ha detto anche lui, ha detto le 23 materie sono una follia, però bisogna dirglielo a Zaia che le 23 materie sono una follia, ecco, perché se noi pensiamo di fare il paragone con Savno e Contarina e poi parliamo di politiche della sanità o della scuola, gestire il sistema scolastico di un paese non è come gestire la raccolta porta a porta dei rifiuti, per quanto stia facendo benissimo Giacomo De Luca, il mio amico Giacomo De Luca a Sarno, e Franco Zanatta e tutto il suo CDA in Contarina, va benissimo, sono due amministratori bravissimi, gestiscono benissimo la raccolta dei rifiuti, ma non è come gestire la politica scolastica di un paese, ecco, o come la gestire la politica energetica. Mi sembra che bisogna fare degli esempi che siano un minimo legati alla realtà. Ecco. Stefano, sai benissimo però, perché sei laureato in giurisprudenza, che lo Stato fissa i principi generali, quindi quando parli di energia e del rapporto che lo Stato deve avere con l'Europa, per esempio sui temi energetici, sai benissimo che non è così, non è come la racconti tu. E poi vorrei farti un esempio anche su questo tema. Il tema della centralità, il tema della centralizzazione, ricordo che per recuperare i vaccini l'Europa ci ha messo molto più tempo, per esempio, di alcune regioni. Pensa quanto potremmo risparmiare in termini di tempistiche, anche perché lo sappiamo bene che l'autonomia dà la possibilità di essere più rapidi, di accorciare i tempi, di dare più risposte, ma lo sappiamo perché hai parlato tu di sussidiarietà e sai benissimo che l'ente più vicino che l'ente più vicino al cittadino è quello più efficace, lo hai detto tu, per cui io ti ho fatto due esempi, è ovvio che sono situazioni differenti, diverse, materie diverse, però di questo si tratta. La costruzione materia per materia è chiaro che ha delle tempistiche, ma soprattutto ha delle differenziazioni da regione a regione, per questo giustamente c'è lo Stato centrale che sarà da garante per gestire questo, questo però è un primo passo per poter arrivare a fare qualcosa di nuovo su questo Stato. Va bene, abbiamo sfondato il muro delle 4.300 telefonate per il sondaggio, prego Rocco e poi andiamo in pubblicità e sì, parliamo di Fleximen. In linea di principio l'autonomia va benissimo, quello che secondo me manca, perché noi nel 2017 noi con un referendum, Emilia Romagna con un voto del Consiglio regionale un po' meno costoso in termini chiaramente diciamo così organizzativi, però dal 2017 noi diciamo siamo pronti all'autonomia, quello che secondo me è mancato è siamo pronti all'autonomia su che idea, cioè su cosa il Veneto diventa più competitivo con l'autonomia. Quali sono le materie su cui noi riteniamo di poter fare la differenza in termini di autonomia? I vaccini in realtà hanno dimostrato
il contrario, cioè i vaccini sono stati una gestione ipercentralista e semplicemente lì quando è cambiato il commissario, quando siamo passati da governo Conte a governo Draghi, abbiamo avuto maggiore efficienza e diciamo abbiamo avuto un generale dell'esercito che a differenza di Arcuri è stato in grado di impartire diciamo un po' di sano centralismo. Io sono diciamo federalista, però su alcune materie sano centralismo secondo me serve. E quindi mi chiedo, va bene, abbiamo approvato una legge quadro, ma cosa ci mette nelle condizioni di essere maggiormente competitivi? Perché oggi il Veneto non ha più la competizione soltanto della Germania. Oggi il Veneto ha la competizione del mondo e noi come Veneto abbiamo giocato un primo tempo, dove siamo stati bravissimi, ma oggi stiamo giocando un secondo tempo e secondo me non stiamo cogliendo tutti gli elementi che ci portano a essere competitivi. Oggi un ragazzo che vuole parlare con l'amministratore delegato delle grandi società, purtroppo non sta più soltanto in Veneto. Io una volta volevo parlare con Bottega Veneta, volevo parlare con Luxottica, stavo in Veneto. Oggi vado a Milano, cioè questi trend ci fanno capire qualcosa. Se noi pensiamo che a questi trend si risponda semplicemente con l'autonomia, che parentesi, va bene, io spero però che l'autonomia non sia insegnare il dialetto veneto, visto che ne esistono 18 diversi, ora, ma sia ora, come vediamo maggiormente virtuose, inciso. Mi sono state, citate parliamo dell'italiano parliamo con Contarine Savno. Contarine Savno soffrono la grandezza di giganti come A2A, come Acea, come Era. Quindi non sono convinto che a queste diciamo problematiche si risponda semplicemente dicendo noi portiamo una legge quadro in Parlamento, ma io voglio capire quali sono i finanziamenti e soprattutto per cosa noi utilizzeremo l'autonomia. Per questo dico va bene, però iniziamo a ragionare su quali sono gli elementi che portano l'autonomia a essere un valore aggiunto per i cittadini. Allora, ogni devo andare in pubblicità, ma la senatrice Bizzotto della Lega ha avuto l'imprudenza oggi, ha scritto una senatrice, adesso vi leggerò chi, di sventolare una bandiera della Serenissima. Si tratta di un gesto vergognoso e di un grave oltraggio al Paese e alla sua unità. Lo scrive in una nota Elisa Pirro, senatrice del Movimento 5 Stelle. Ma sventolare la bandiera della regione non credo sia un oltraggio per nessuno. L'autonomia vuol dire anche regionalismo, vuol dire anche diciamo un'identità regionale, che non credo sia così vergognoso. Hanno cantato l'inno d'Italia, se io ero in Parlamento avrei cantato l'inno del Piave. Ma sempre italiani siamo, no? Comunque. Con l'approvazione dell'autonomia in Senato portiamo in Parlamento la volontà del popolo veneto che si è espresso nel 2017 con un referendum attuando una riforma prevista dalla Costituzione dando la possibilità alle regioni di rispondere direttamente alla propria comunità. Erika Stefani, diamo un senso ad anni di battaglie, portiamo in Parlamento la volontà del popolo veneto. Pochi istanti, parliamo di Fleximen anche. Fleximen sta arrivando, una rivendicazione, la prima quella lasciata dal misterioso giustiziere dei Velox in un foglio bianco, rigorosamente incellofanato, con la scritta in stampatello maiuscolo colorata di nero. L'ultimo blitz ha abbattuto, segato di netto alla base con un flessibile come d'abitudine, uno dei due rilevatori fissi tarati sui 70 km orari lungo la strada provinciale 46 Brentana a Villa del Conte. Da un anno e mezzo questo Velox e il gemello, ancora attivo a mezzo chilometro di distanza, erano stati installati dalla Federazione dei Comuni del Campo Sampierese. Un'azione improvvisa, spiega Sara Gaiani, da gennaio presidente della federazione. Il numero di sanzioni che veniva erogato era ormai bassissimo e pertanto non ritenevamo che fosse tra quelli killer così definiti dalla cittadinanza. Ci teniamo a condannare questa azione illecita, oltre che ritengo irresponsabile. Un morto e diversi feriti, da qui la decisione di installare il rilevatore lungo la strada provinciale, salutato dai residenti che non riuscivano a mettersi in carreggiata. Non ci nascondiamo dietro a false accuse su un principio di fare cassa. Ricordiamo che il codice della strada prevede esplicitamente che le sanzioni, i proventi di sanzioni vengano utilizzati per sicurezza stradale, quindi per garantire una migliore viabilità ai nostri concittadini. Il numero di sanzioni irrogate peraltro in questi ultimi tempi è
particolarmente irrisorio, è evidente che non c'era un principio di fare cassa ma di sicurezza. Sui rilevatori fissi sono in corso valutazioni da parte dei 10 sindaci della federazione. In questo momento non verrà ripristinato, ci riserviamo insomma di fare le opportune valutazioni insieme agli altri colleghi. Al vaglio degli agenti della federazione che hanno informato la procura, le immagini registrate dalle telecamere anche dallo stesso rilevatore abbattuto. Una traccia insomma Fleximen potrebbe averla lasciata. Nel frattempo a Villa del Conte la voce dell'ultimo blitz si è diffusa in un lampo. Sinceramente non so se essere contento o essere triste. Lei la fa quella strada? Sì, 3-4 volte a settimana. E 70 all'ora secondo lei è giusto? Sì, 70 all'ora sì, si può accettare. E quello dopo, quella poncia che 50 all'ora non va bene. Trovo giusto che ci siano dei velox su strade, magari più in centro. Quello lì lo trovo un po' superfluo, sinceramente. 70 all'ora è poco, insomma, lì. No, oddio, 70 all'ora diciamo che è giusto. Se la tolleranza fosse 10 km in più, allora sarebbe più accettabile. Invece di 5, 10 sarebbe più tollerabile. Quelli ci vogliono in tanti posti per regolare la velocità, perché sennò in tanti posti sono messi un po' a disagio, dove magari a 70 si potrebbe andare anche a 90. 70 all'ora penso che sia giusto. Ma andare in giro a tagliare autovelox e tanti che lo premiano? Mi astengo, non commento. Anche perché, vi ricordo, ai nostri microfoni il procuratore di Treviso ha ravvisato il rischio di apologia di reato, cioè in qualche maniera condividerlo, e quindi... Però ieri sera al nostro sondaggio, oltre il 70%, dopo lo faremo rivedere nella seconda parte di Ring, ha detto che condivide questa azione criminale. Insomma, ci troviamo a commentare mondi diversi. Sono poi curioso di vedere il risultato del sondaggio di questa sera. Sono già quasi 4.500 le telefonate, tantissime anche sul fronte dei 30 km, no? Grande dibattito. Allora, autovelox. Intanto mi dica qualcosa su Fleximen. Lei aveva messo da sindaco autovelox, Vittorio? No, non ho mai messo l'autovelox, proprio perché lo ritengo punitivo nelle persone che possono... E soprattutto non è un deterrente per chi corre forte. Perché? Perché di no. Perché allora, secondo me, qua allora, premesso la condanna a questi atti, che è un atto delittuoso, bisogna cambiare un po' la norma, quantomeno di dare più flessibilità, diciamo, nella tolleranza se uno passa questi autovelox in velocità. Qui propongono: se tagli un velox paghi il costo di installazione e i mancati introiti oltre alla multa, scrivono addirittura. Sì, ma ci sono poi questi velox devono, cioè posso capirlo se è in centro abitato, posso capirlo se è davanti a una scuola, ma se è su una strada di campagna è chiaro che questo è una trappola. Una trappola che purtroppo ci sono delle persone che non arrivano a fine mese, e queste sono cose... Sono territori. Perché poi l'Agenzia delle Entrate da noi funziona, in altre aree geografiche no, ma in Veneto soprattutto funziona, e funziona molto bene. Ma ci sono unioni di comuni che guadagnano 20 milioni di euro sulle autovelox. Cioè, non è possibile che noi ci come sia... amministrazione anche a Montebelluna, sia con Marzio che con Adalberto, non abbiamo mai... affrontato il tema, nel senso non abbiamo mai pensato di metterlo. Dopodiché dipende anche dalla pericolosità delle strade, da tutta una serie di situazioni. Funziona di più un dosso in centro abitato, perché ti costringe a rallentare. Funziona di più, diciamo, preferisco mandare fuori i vigili con l'auto, con la macchinetta che rileva la velocità, ma diciamo mettere... Uno fisso no. Questo è, sinceramente, diventa una trappola, perché molto spesso la gente è sbadata, anche, non è che corre perché... E c'è una tolleranza troppo stretta, per cui scattano delle multe che sono anche pesantissime per le famiglie. Se c'è uno solo che lavora e ti arrivano, certo, 160 euro, è una bella spesa. Beh, siete tutti amministratori, quindi no?
Niente vale. No, nel senso che io ritengo, poi ovvio che bisogna condannare questi gesti, perché insomma si commentano, certo, da soli. Si condanna anche chi con le forze. Assolutamente, cioè, ci mancherebbe altro. Dopodiché io sono dell'idea che vanno messi come deterrente in strade pericolose, soprattutto bisogna che ci siano dei cartelli dove avvisano, per quello. Ma uno dovrebbe, almeno io, quando la vedo che c'è una campagna che cita Gian Antonio Dore, no, è quella dove quello, magari di notte, no, o lì si fa per fare cassa ed è sbagliato, o si corre o lungo gli argini, cioè le tragedie le abbiamo viste raccontate, purtroppo, no? Quindi sì, non sono un segreto, no, magari no, sono proprio quelle uno si sente libero di correre. Non è la strada di campagna che è quella che ti fa andare fuori. Ci sono altri elementi poi che emergono nelle indagini, molto spesso alcol, spesso. Chiaro. E allora cerchiamo di capire. Se mettono gli autovelox per evitare incidenti stradali, dovrebbero aumentare un po' la velocità almeno 80 all'ora, cioè in realtà il contrario, quindi aumentare i limiti. Allora, Borgia voleva concludere, poi sentiamo. No. Dicevo, io penso che appunto gli autovelox debbano essere un deterrente, debbano essere segnalati, perché almeno io, per quanto mi riguarda, quando vedo insomma un segnale dove mi avvisa che c'è un autovelox in prossimità, rallento, come immagino la maggior parte dei veneti, degli italiani. Se invece un'amministrazione lo mette fisso in una strada dove insomma non è pericolosa, lo fa principalmente per invece fare cassa, secondo me si fa cassa in altro modo, non in quello. Questa è una mia idea personale, poi nella vita si può sempre cambiare. Se lo installano sulla feltrina, no, sai quante stragi di patenti. Dai, però sentiamo Pelloni e Rocco, dai. Sì, mi sembra sinceramente un dibattito incomprensibile, nel senso che nessuno. No, sa cosa, Pelloni? Io aspetti. Allora, sappiamo, abbiamo detto che i social ne hanno fatto già un eroe, no? E molti a microfono rispondono in una maniera, magari fuori microfono la pensa diversamente. Parliamo degli autovelox. Però, se è un merito ed è una provocazione, se una chiave di lettura la vogliamo mettere su questa azione criminale, lo ricordo ancora, il Flexman osannato, è che ha messo nel dibattito oggi la reale utilità o meno degli autovelox, compreso il presidente Marconi, ieri sera ancora qua a Ring, presidente della provincia di Treviso, della Lega, scusate, che dice ragazzi, ogni tanto i sindaci lo fanno per fare cassa, non nascondiamoci, cioè servono a zero, perché i numeri degli incidenti, dei morti purtroppo è lo stesso in Italia e nella provincia, e quindi allora cosa servono? Fare cassa. Cioè, e questo poi è diventato il dibattito. Ma poi non c'è una legislazione chiara, perché ci sono ricorsi su ricorsi, certo, poi annullamento di multe, sì, cioè è un caos. Allora, dai, Pelloni e Rocco. Allora, intanto da amministratore locale, sinceramente mi è trovato di più a confrontarmi con i cittadini che mi chiedevano di mettere autovelox piuttosto che toglierli. Questo da amministratore locale, da più di dieci anni non ho mai incontrato un cittadino che mi ha chiesto di togliere un autovelox, ma mi sono capitati tanti cittadini che mi hanno chiesto di mettere autovelox in strade dove la gente correva troppo, e quindi da un lato mettiamo questo, dall'altro in Italia ci sono, in Veneto ci sono stati nel 2022 330 morti per strada. Allora possiamo dirci che la velocità non conta niente, però mi sembra che tutte le statistiche dicano che invece la velocità sia un elemento, e quindi anche tutti quelli che mi dicono no, ma aumentiamo la fascia di tolleranza, ma scusate, ma ci sarà una cultura delle regole in questo paese per cui se c'è un limite, se c'è un divieto lo dobbiamo far rispettare, e dobbiamo dire solo ai cittadini, ragazzi, se c'è un divieto si va a 70, dovete andare a 70, punto e basta. Se non è che potete andare a 80 perché c'è la fascia di tolleranza. Mi sembra sinceramente questo. Poi dopo, se ci sono quegli autovelox per fare cassa, solo per fare cassa, allora per carità possiamo anche valutare, ma a Treviso non ce ne sono per fare cassa, ditemi dove sono, perché poi facciamo dei casi, no? Perché mi sembra che quando vengono messi nei nostri territori, io non ho mai trovato casi in cui vengano messi per tartassare i cittadini. Magari ci sono stati dei morti su quelle strade, ci sono stati dei morti, e quindi si è scelto di
di mettere degli autovelox. Noi dobbiamo far passare da amministratori in un servizio importante come quello della televisione, in una trasmissione così, così ascoltata, vista come la vostra, anche far capire ai cittadini che se ci sono dei limiti, quei limiti vanno rispettati, perché nelle nostre strade si muore troppo e quindi non può passare la cultura del poi guardi dopo, questo come in altri paesi, no? Sì. Cioè chi sbaglia paga, se fosse in base al reddito sarebbe ancora meglio. Io sono meglio. D'accordissimo. Che è sono un'altra lettura, cioè chi guadagna paesi, di più paga di più. Nordici. Nei paesi nordici c'è la multa proporzionale al reddito, quindi progressiva, più soldi hai, più paghi di tasse. Sono d'accordissimo, poi dopo Salvini vuole fare la flat tax, quindi non so se... Fare le multe incrementali invece, no? E quindi io sono d'accordo. Chi non ha reddito non paga niente? No, vabbè, c'è il minimo, dai, c'è il minimo chiaramente. Comunque. Prego, Rocco. Chi sbaglia a prescindere da... Allora, partiamo da un presupposto, Fleximen è un cialtrone. Bertolt Brecht diceva, beati popoli che non hanno bisogno di eroi, ma penso sono messi ancora peggio quelli che hanno bisogno di eroi scemi. Quindi partiamo da questo presupposto e stiamo parlando di un cretino e non di un eroe. Detto questo, io in realtà mi trovo abbastanza in linea con quello che hanno detto Darè Borgia, nel senso che allora, sappiamo che ci sono degli autovelox che magari partono anche con diciamo l'intento nobile di essere un deterrente, esatto, ma finiscono solo per fare cassa. Ce ne sono alcuni, poi si parlava di proporzionalità, allora io introduco un altro elemento di proporzionalità. Io per lavoro devo fare 50-60 mila chilometri all'anno, allora mettiamo anche una proporzionalità sui chilometri che deve fare una persona, più deve farne. Cioè il rischio statistico, il rischio statistico, questo mi piace, quindi, perché sono sulla stessa linea di chilometri. A entrare in elementi di flessibilità. Io non, sinceramente non ho mai visto che un autovelox sia più di tanto un deterrente, anche perché se... voglio dire, arriva la multa, vuol dire che in quel momento la velocità è stata superata e quindi forse ci sono altre cose che fanno da deterrente, è stato detto prima per esempio i dossi, quindi lavoriamo su degli elementi che siano più interessanti, lavoriamo sull'educazione stradale, lavoriamo sulla tecnologia che faccia in modo che tutti facciano la revisione, che tutti girino in maniera sicura, che tutti mettano i pneumatici giusti per viaggiare. E l'ultimo elemento che mi sento in qualche modo di introdurre, possiamo anche tenere l'aspetto, diciamo, della sanzione, però effettivamente uno che va su una statale, io penso per esempio alla statale del Santo dove ce ne sono tanti, e va a 78 km orari, magari è poco a casa e quindi non riceve subito la notifica, doversi a trovare a pagare magari 160 euro, lì la deterrenza non c'è stata e c'è anche un danno, quindi... vogliamo mettere la sanzione, magari mettiamola a cifre minori, così sicuramente la prossima volta se qualcuno passa nella strada in qualche modo su cui c'è un autovelox, rallenta sapendo che c'è un elemento di deterrenza, ma lo fa più che per non perdere 160 euro, che magari è una tantum e ti girano anche le scatole, lo fa perché sa che ci sono degli obblighi e ci sono delle sanzioni, quindi è più la rottura di scatole del dover andare a pagare la multa. Per cui lavoriamo sugli elementi che veramente siano deterrenti. Questo vale anche per il codice civile o il codice penale, dove diciamo sempre, non sempre aumentare le pene poi porta effettivamente alla cultura della prevenzione. Poi la statale del Sancho, cioè quella che lei ha citato, è proprio una tragedia quella strada. Sarà perché ci vorrebbe uno spartitraffico magari al centro, ma purtroppo anche l'altro giorno testimone di incidenti gravissimi, nonostante i velox presenti. Pochi istanti pubblicità, vediamo altri casi di Fleximen. Se il colpo numero 13 Fleximen lo ha messo a segno nell'Alta Padovana a Villa del Conte, dopo la provincia di Rovigo che detiene il primato con 8 azioni del giustiziere dei velox, la provincia di Padova sale rapidamente nella classifica con il caso di Tribano e il velox abbattuto tra venerdì e sabato notte a Carceri lungo la strada regionale 10. Dubbi che si tratti di un'azione di Fleximen restano per i due velox di Cadoneghe lungo la strada 307 del Santo, uno dei quali è stato fatto esplodere con polvere pirica il 9 agosto.
Fleximen, da cui il nome, sega i tubi metallici con i flessibili e proprio le scintille sarebbero state registrate dalle telecamere di sorveglianza posizionate lungo la strada regionale 10 variante a Carceri, passate al setaccio da carabinieri e polizia locale. Non solo Rovigo e Padova, colpi di Fleximen si sono registrati anche nel Bellunese, a Passogiau e Ariese Pio X. Uno o più persone in azione, imitatori che stanno man mano emulando i vari colpi, i fascicoli sono aperti per danneggiamento aggravato, le indagini non si fermano. È chiaro che poi le indagini, e sarebbe molto curioso, ma sono protette ovviamente dall'impegno della procura, gli uomini delle forze dell'ordine si orienteranno tra quelli più multati, probabilmente a cominciare, no? Perché bisogna capire e individuare chi è questa persona. Oh, poi tra 10 minuti ci sarà l'assessore Andrea De Checchi del Comune di Treviso, l'assessore di Padova Andrea Aragona, l'urbanistica, quindi zona 30, ne parleremo tra poco. Tra l'altro ci sarà il direttore dell'ACI Centola e Romina Cescotto, che è dell'associazione Alba Luci sulle strade, sicurezza stradale, mamma di un ragazzo che non c'è più, quindi vittime della strada. Ed è curioso perché è un po' contraria a questa idea dei 30 km all'ora, ma poi ci spiegherà perché. Allora, Pelloni, comincio il giro inverso stavolta da lei, però ha visto, insomma, Salvini è pronto, adesso vi cerco anche la notizia. Anzi, Tony, scusami, ci dai il risultato del sondaggio perché lo commentiamo proprio insieme agli ospiti, prima che sia troppo tardi. Oltre 4.700, quasi 4.800 telefonate. Siete a favore della zona 30 città? Sì, qualcuno ci scriveva giustamente, solo centro storico, non comune intero. Avete ragione, magari, insomma, però il dibattito è un po' anche su questo. C'è una differenza perché si va per zone di residenziali e non l'intero comune, che potrebbe includere ovviamente magari anche le tangenziali, come qualcuno citava via SMS. Dai, vediamo il risultato. Eccolo qui. Abbassare i limiti a 30 km, no dell'86,7%. Poi tanto la polemica andrà avanti, lo faremo anche solo esclusivamente su zone centrali, così come chiesto da qualche spettatore. Pelloni, zone 30. Il centro-sinistra lo ha fatto a Treviso con Manildo nel 2015, penso. E insomma, Conte condivide. Poi dopo Conte lo ha annunciato perché non si ricordava che lo aveva fatto Manildo l'anno scorso, e quindi lo ha riannunciato come grande risultato della sua amministrazione. Ma mi sembra che sia una norma di assoluta civiltà, cioè le statistiche per quello che riguarda gli incidenti mortali per i pedoni e per le biciclette, io sono un ciclista ma mi muovo anche a piedi, ma parlano chiaro, gli incidenti a 30 km orari non sono quasi mai mortali. La strada è uno spazio di condivisione. Nelle città moderne dobbiamo smetterla di pensare che le strade siano fatte per le auto. Le strade sono fatte per i pedoni, per le auto e per i ciclisti. Essendo degli spazi in condivisione, dobbiamo pensare a delle velocità che siano consone agli elementi più deboli anche, e non solo agli elementi più forti. Dopodiché è chiaro che sulle strade a più grande percorrenza, anche all'interno delle stesse città, magari si può pensare a dei limiti diversi. Però guardate anche qui che nei quartieri mi sembra che sia una norma di civiltà. Oggi ci sono delle macchine che corrono sulle strade di quartiere che vanno fortissimo, ma anche a 50 all'ora. Guardate che se uno viene investito perché esce viene investito a 50 all'ora, scappa il morto, insomma. Quindi mi sembra che sia una norma di assoluta civiltà. Peraltro, lasciatemi dire, poi Rocco, nei centri storici la velocità media delle auto è già più bassa di 30 all'ora, quindi sì, quella media però, di... certo, quella media. Sì. Prego, Rocco. Sì, ma allora d'accordo con Stefano, nel senso che le statistiche ci dicono che un incidente fatto a 30 km orari è come cadere più o meno dal primo piano. Un incidente fatto a 50 km orari è come cadere dal terzo/quarto piano, e tendenzialmente 9 incidenti su 10 finiscono con un ferito grave,
o addirittura con un decesso, mentre è una statistica che si abbassa in maniera fortunatamente molto importante quando l'incidente avviene entro i 30 km orari. Chiaro, su questo sono anche d'accordo con quanto ha detto Conte in quanto sindaco di Treviso, ma in quanto presidente di ANCI, chiediamo l'autonomia per i sindaci, nel senso che i sindaci capiscono innanzitutto dove sono le zone in cui effettivamente sì, migliora la qualità della vita con i 30 km orari, e ovviamente sono i centri storici. Penso anche ad alcuni quartieri, ci sono dei quartieri che per esempio a noi hanno chiesto di portare il limite a 30 km orari in presenza di scuole, in presenza di una forte densità abitativa. Certo, se dovessi pensare alla Feltrina, magari 30 km orari rischiano di essere assolutamente irrazionali. No, per cui, ecco, cerchiamo di sia i 30 km orari dove serve, e chi lo capisce sono i sindaci. Borgia e poi Dare, dai. No, visto che si parla di centri storici, io invece, come dire, esco fuori dal cilindro e dico che io sono per la pedonalizzazione dei centri storici, perché ho visto che a Montebelluna, perché in tanti comuni, città e paesi non c'è ancora, ho visto che a Montebelluna, tra l'altro era un'idea di Marzio Favero, il precedente sindaco, ha funzionato, ha ristabilito anche una certa omogeneità rispetto agli automobilisti, alle strade. Quindi io sono per questa via. Dopodiché, certo, però attorno alla pedonalizzazione diventa poi un'altra zona, cioè quella attorno alla pedonalizzazione, che fai? Zona 30 o no quella? Allora, io sinceramente vorrei anche vedere il testo di Salvini, perché non mi è molto chiaro insomma che tipologia di proposta voglia fare. Per ora siamo ai titoli, ovviamente. Ecco, non c'è ancora niente, per cui... Città 30, pronta questione. La direttiva Salvini, criteri del ministro, no, pronti a impugnarla al TAR, dice il Coreco, cioè insomma lui non è entusiasta. Ho visto invece 30, una discussione. Sono tutti autonomi con il potere degli altri. Questo è interessante, diciamo, da ministro delle infrastrutture. Beh. Aspetti, Dare. No, io non sono per i 30 all'ora, perché penso che con le auto che ci sono adesso, i 50 all'ora, insomma, se uno gira a 50 all'ora si ferma chiaramente subito. Poi se vogliamo, sono d'accordo con Borgia quando dice il centro storico va pedonalizzato, mi pare che anche, e tra l'altro Mario Conte ci stia pensando in maniera molto seria, anche noi abbiamo aree urbane a Vittorio Veneto dove c'è la possibilità di farlo, è stato bellissimo dove Vittorio Veneto, la possibilità di farlo, però credo che mettere i 30 all'ora poi ci vuole... Anche perché i 30 li mettono dentro il centro storico, non fuori. Il problema dei 30 all'ora è sempre il solito discorso, poi alla mattina uno ci deve andare al lavoro, uno ha i suoi impegni, e quindi penso che i 50 all'ora con le auto che abbiamo siano... Come interno put, no? A Treviso lo ricordava qualcuno via SMS. Grazie all'onorevole Gian Antonio Dare, a Claudio Borgia, grazie a Stefano Pelloni e a Nicolo Rocco. E rivediamo ancora il risultato del sondaggio, ve lo ricordo, ma tanto lo rivediamo anche tra poco dopo la pubblicità. Eccolo qui: abbassare i limiti a 30 nelle città, no dell'86,7%. Tra poco. La polemica scoppiata a Bologna dopo l'introduzione dei 30 km orari in gran parte del territorio comunale non sfiora Treviso, dove non c'è alcuna intenzione di estendere il limite di velocità attualmente in vigore nell'area interna alle mura e in altri quadranti della periferia ad ulteriori strade, ad esempio ad alto scorrimento. Francamente lo trovo problematico pensare ad un intero territorio comunale indistintamente tutto a 30 km orari. Lo trovo irrealizzabile, spiega il sindaco Mario Conte, che difende le limitazioni e si dice in linea con l'indicazione del ministro Salvini, che ha evidenziato come interventi come questo su tutto il territorio comunale può in alcuni casi creare dei disagi troppo grandi alla comunità, e su questo sono d'accordo, tant'è che noi interveniamo in modo puntuale, cioè in centro storico piuttosto che in alcuni quadranti di città dove c'è un'altra densità di presenza di istituti scolastici, quindi di bambini. 30 km orari dentro il centro storico in alcuni punti particolari della periferia, in risposta, sottolinea il sindaco, alle richieste dei residenti. La scelta di mettere il limite dei 30 all'ora in centro storico in alcune zone residenziali su richiesta peraltro dei cittadini è quella per favorire la promiscuità tra autovetture e biciclette, laddove
non è possibile intervenire con infrastrutture ciclabili. Il primo cittadino non esclude che ci siano nuove zone interessate dal limite. Molte richieste arrivano dai cittadini che ci segnalano delle zone, dei quadranti di città altamente residenziali dove in caso potremmo intervenire ulteriormente. Garantire una corretta e sicura convivenza tra auto, pedoni e biciclette è l'obiettivo. E a proposito di due ruote, Conte annuncia di aver chiesto all'ufficio tecnico l'acquisto di nuove rastrelliere, individuando anche i siti dove parcheggiare la propria bici senza il rischio di furti. Allora, presento i nuovi ospiti, a cominciare da Romina Ceccato. Buonasera e bentrovata, è collegata con noi. Associazione Alba Luci sulla Strada, Sicurezza Stradale, buonasera Ceccato. C'è anche l'assessore all'urbanistica del Comune di Padova, Andrea Aragona. Buonasera Aragona. Buonasera. E qui in studio con noi Angelo Centola, che è direttore dell'ARCI Treviso. Buonasera. Sta arrivando l'assessore all'urbanistica del Comune di Treviso, Andrea De Checchi. Perché vi ho voluto? E sono veramente contento, perché poi avete visto, poi ne abbiamo parlato anche nella prima parte di Ring, molto connesso il tema Fleximan, la sicurezza stradale, con l'altro grande dibattito. Diciamo, uno è il giustiziere per molti sulla rete, e qualcuno avrà visto anche ieri sera il risultato del sondaggio di Ring. Insomma, il 73% di coloro che hanno risposto al nostro sondaggio condivide l'azione di Fleximan, che ha colpito di nuovo questa notte, lo sapete bene, a Villa del Conte, ma insomma sono strettamente connessi con l'altro grande tema, dicevo, di cui si parla molto, cioè il limite a 30 km all'ora, che avete sentito ribadire con orgoglio, diciamo così, dal sindaco di Treviso, come richiesto dai cittadini, quindi applicato in alcune zone, non certo estendibile in tutta l'area comunale. Però c'è questo dibattito, perché, e poi vorrei sentire appunto gli ospiti, cominciamo dall'assessore Aragona perché ha pochi minuti, lo ringraziamo ancora, perché dati che qualcuno comunque è pronto a smentire sottolineano come una persona investita a 50 km all'ora sopravvive in rari casi, una persona travolta a 30 km all'ora sopravvive quasi sempre, praticamente sempre. Quindi 30 km all'ora è una sicurezza in più enorme, soprattutto nei centri abitati, quindi per chi va in bici, per chi va in piedi, per chi attraversa. Allora, Aragona, voi ci credete e quanto lo applicate? Sì, buongiorno. No, ma ci crediamo, ma non è che ci crediamo noi, d'altronde i dati detti poco fa del 90% di possibilità di salvarsi non è che sono cose a cui credere, sono dati scientifici, studi di fisica, ma infatti ci crede anche il sindaco di Treviso, infatti ha detto che tanti suoi cittadini gli chiedono questa cosa e che lui la realizzerà. Allora io mi rendo conto che poi mediaticamente bisogna sempre trovare due fazioni, ma neanche a Bologna hanno fatto tutta la città a 30 all'ora, nessuno fa tutta la città a 30 all'ora. C'è solo la modalità di agire, che c'è chi lo fa più velocemente, chi lo fa meno velocemente. Ma tutte le città, sia amministrate dalla destra che amministrate dalla sinistra, stanno andando verso questa direzione. Perché c'è una forte richiesta da parte della cittadinanza di moderare la velocità, soprattutto nelle zone residenziali, soprattutto vicino alle scuole, anche perché noi oggi in città ci muoviamo, in tutte le città, già ben sotto i 30 km di media. I 50 km servono per quel picco che magari abbiamo quando c'è una strada dritta, ok? Acceleriamo, non ci dà una maggiore velocità media, perché poi dopo troviamo un incrocio, un semaforo, un attraversamento pedonale, un qualsiasi cosa che ci fa rallentare, per cui abbiamo un picco di velocità che non ci fa migliorare le condizioni di tempo del nostro viaggio, solamente aumenta la pericolosità dell'incidente, come detto prima, e anche la possibilità, non solo la gravità dell'incidente, ma anche la pericolosità, il rischio di incidente, perché non solo è più grave l'incidente che avviene a 50 all'ora, ma è anche più probabile che avvenga, perché a 50 all'ora abbiamo un minor tempo di frenata rispetto, scusate, un maggior spazio di frenata rispetto ai 30 all'ora. Allora, Ceccato, intanto saluto l'assessore Andrea De Checchi che ci ha raggiunto, l'ho detto, urbanistica, Comune di Treviso, buonasera. Buonasera. Allora, ho capito bene, Ceccato, lei rappresenta un'associazione delle vittime della strada, eppure è contraria al limite dei 30? Sì,
Io rappresento, appunto, ho creato questa associazione Vittime sulla strada quando, dalla morte di mio figlio, sì, dei suoi 4 amici. Non è che sia proprio contrario, ma non capisco cosa possa, che messaggio possa passare a mettere un cartello a 30 all'ora. Qualora io condivido, per carità, che bisogna stare più attenti anche nel centro e andare in modo un po' moderato. È vero che a 50 ci si può salvare, a 50 si può morire, a 30, e ve lo dico per esperienza, perché appunto ho creato questo anche sul mio figlio, si può anche morire anche a 30 km orari, perché il nostro corpo è fragile. Dobbiamo, secondo dal mio punto di vista, partire da un altro concetto, educare le persone del comportamento che si deve avere sulle strade. Però mi ha colpito, cercato una cosa che lei ha detto, cioè se noi mettiamo un cartello non è che facciamo, troviamo la soluzione. Cioè lei dice mettere il cartello e quindi imporre il limite non è risolvere, perché bisogna rispettarlo, questo intende dire? Allora io le faccio un esempio banale e stupido. Sì. Oggi stavo tornando a casa a piedi con il cagnolino e, fatalità, in un centro abitato, un consigliere, che sarebbe quello che dovrebbe dare l'esempio, giusto, parliamoci chiaro perché io sono diretta, che dovrebbe dare l'esempio, bene, stava facendo una curva che non era da 30, non andava a 30 e faceva una curva da 50 e da 60. Allora io mi chiedo, mettiamo il cartello per che cosa? Io penso che dovremmo invece insegnare, non dico di non metterlo, ma dovremmo insegnare a queste persone che hanno in mano un'arma. E un'arma non è che ha un limite, che può sparare a 30, che può sparare a 50, che può sparare a 60. Dobbiamo insegnargli a capire come va usata quest'arma, che è pericolosa, perché anche il nostro cervello deve avere un limite. Allora, Ragona, mi colpisce, poi voglio coinvolgere De Checchi e Centola. Tanto se vuole, cosa vuole replicare lei, Ragona, però chiaramente uno allo stesso tempo potrebbe dire, ho capito anche la provocazione, diciamo, della signora Ceccato, ma allora non puniamo l'omicidio perché tanto omicidi ce ne saranno ancora, no? Inutile che ci sia una legge che prevede il carcere, però insomma, cosa vuole dire? Dobbiamo lavorare sull'adeguamento culturale della velocità nelle nostre città. Questo è evidente, non basta un cartello, ma deve essere parte di una visione generale della città. Su questo sono d'accordo, però è una delle cose che va fatta, ecco, insomma, come nuovo arredo urbano, nuove pavimentazioni, cose di diverso tipo che vanno fatte, tra cui anche questa, insomma. Però parliamoci chiaro, l'obiettivo è tutto il territorio comunale a 30 all'ora, dai, cioè ci si arriverà negli anni, perché poi allora uno lo sa che vale dappertutto e quindi rallenta per forza, o sbaglio? Cioè, diciamocelo. No, noi abbiamo un piano urbano della mobilità sostenibile dove prevede le arterie principali a 50 e le zone residenziali a 30, come del resto è anche a Bologna, nemmeno a Bologna, lo ripeto, è tutta la città. Si parla, ma in realtà non è vero. Prima di salutarla, però, è proprio la sua provincia, credo, tra le più colpite, quindi non l'area comunale di sua competenza, però è proprio la provincia di Padova quella più colpita da Fleximen. Che pensa? Ma allora penso che bisogna dire 2 o 3 cose, perché poi si rischia anche con questi nomignoli, no, di esaltare dei gesti un po' stupidi, perché poi uno che va a firmarsi, sta arrivando Fleximan, secondo me si è anche un po' montato la testa e secondo me non sta neanche capendo a che cosa andrà incontro quando verrà preso, perché verrà preso. E innanzitutto questo tipo di sanzioni in alcuni casi vanno al 50% oppure al 100% in altri casi per manutenzione stradale. Quindi questo bisogna ribadirlo. I comuni utilizzano questo per riasfaltare le strade, illuminarle, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, perché questi introiti servono per la sicurezza stradale. Se non ci fossero, probabilmente bisognerebbe alzare le tasse per mantenere gli stessi livelli di sicurezza stradale. Quindi questo va detto, e probabilmente forse è meglio prenderli a chi mette a rischio la vita degli altri rispetto che prenderli a tutti, cioè anche chi guida rispettando
le regole. L'altra cosa è vero che in Italia, leggo, ci sono tanti autovelox rispetto ad altri paesi come Francia, la Germania, ma c'è da dire un'altra cosa, che per il codice della strada negli altri paesi sono autorizzati metodi di regolamentazione, di moderazione della velocità, che in Italia invece non sono possibili applicarli, cioè, come ad esempio un certo tipo di chicane, ostacoli in mezzo alla carreggiata, cose di questo tipo. Voi andate in Francia, vedete che in Francia quando entrate nelle città ci sono delle chicane molto forti messe in mezzo alla carreggiata con paletti ovviamente segnalati, ecco, cose di questo tipo non si possono fare in Italia. Quindi andiamo a dire che ci sono più autovelox, sì, per carità, statisticamente è vero, ma perché noi non possiamo fare cose che fanno da altre parti. E io quindi sarei d'accordo nell'ammettere meno autovelox, ma avere degli strumenti di moderazione del traffico che oggi dal codice della strada ci sono vietati. Grazie ad Andrea Ragona, assessore urbanistica del Comune di Parma. Grazie per essere stato con noi, buonasera. Grazie. Condivide e che pensa anche un po' di questa polemica, perché il ministro Salvini, su questo ha già risposto, l'abbiamo sentito anche il sindaco Conte, no? Pensa di scagliarsi nei confronti di Bologna e magari qualcun altro che voglia applicare la zona 30, quindi da ministro delle infrastrutture e trasporti. Allora, secondo me va fatta un po' di chiarezza. Innanzitutto devo dire, io stesso non conosco specificamente il provvedimento di Bologna e come in Bologna è attuato. Quindi uscirei dal caso specifico per parlare invece un po' più in generale. E quindi devo dire, va fatta una distinzione, che è una distinzione peraltro di natura tecnica, tra quella che è la città 30 e quelle che sono le zone 30. Io mi trovo molto favorevole alle zone 30, ad esempio su Treviso funzionano decisamente bene, hanno ridotto l'incidentalità. Sono molto più perplesso sulla città 30, nel senso che io sono da sempre convinto, da quando mi occupo di viabilità e di mobilità, che i provvedimenti legati alla circolazione viaria non possono che avere natura sartoriale, cioè non c'è un provvedimento che va bene in senso generale, bisogna collocarlo nel caso specifico. Quindi le zone 30 che hanno la possibilità di farti individuare specificamente delle aree dove i 30 all'ora hanno una specificazione, hanno un'efficacia, hanno una necessità, mentre altre zone non ce l'hanno. Quindi invertire completamente il principio per cui su tutto il territorio comunale vige il 30 all'ora e il 50 all'ora è l'eccezione, può portare a delle distorsioni, a mio modo di vedere, che possono anche arrivare all'intralcio alla circolazione. Quindi trovo che sia molto più corretto andare a individuare specificamente le aree dove collocare i 30 e tenere la città, naturalmente, con dei limiti di velocità che siano consoni al sedime stradale che ospita il divieto. Però, lei ha visto, no, su tutti i giornali, a parte purtroppo il numero di vittime che è esorbitante, no, per incidenti stradali nel nostro paese oltre 3.000 persone, ma la velocità media delle ore di punta nelle città italiane, Milano 17 km all'ora. Velocità media nelle ore di punta, vabbè, sino arrivare poi alla più vicina a noi, Trieste, 38 chilometri, qui si parla delle grandi, delle città un po' più grandi, però non è che quindi riducendo, si dice, il limite si rallenti il traffico. Esattamente quello che voglio dirle, cioè il provvedimento dei 30 all'ora secondo me ha un significato in determinate aree, ad esempio Treviso, per dire, città murata, il centro storico si presta particolarmente ai 30 all'ora per la sua conformazione viaria. Nelle aree limitrofe ai plessi scolastici, assolutamente importante, certo, avere 30 all'ora, attenzione, 30 all'ora accompagnati da precedenza biciclette pedone, che è un altro elemento che è collegato ai 30 all'ora. Immagini ad esempio un contesto fortemente abitato con delle vie di dimensioni non particolarmente ampie e privo di marciapiede. Quel contesto urbano è un contesto che si presta particolarmente
alla zona residenziale, cioè una zona in cui vige il divieto di 30 all'ora e la precedenza alla bicicletta e al pedone. Ma perché il contesto chiama quella moderazione di velocità? Vi sono altri contesti dove il 30 all'ora è completamente privo di significato. Ma com'è articolato questo precedenza, pedone, bicicletta? Cioè, uno sa che c'è la zona 30 e quindi anche quella, oppure c'è scritto sul cartello? Naturalmente la cartellonistica prevede l'istituzione della zona residenziale e cambia naturalmente la responsabilità, perché in un'area dove vi è la precedenza bicicletti e pedoni, in caso di incidente la responsabilità viene declinata di conseguenza. Tutti d'accordo quindi anche l'ACI? Ma l'ACI assolutamente parte da una, come dire, da un elemento oggettivo e, come dire, normativo, che è il codice della strada, perché in pratica tutto questo dibattito scaturisce da due articoli importanti. L'articolo 3,58 del codice della strada, in cui si parla di zona residenziale e quindi c'è la corretta convivenza tra utenti deboli, che sono i pedoni e i ciclisti, con le auto. E qui la zona 30, come diceva il nostro assessore, è, diciamo, fondamentale, perché c'è un elemento oggettivo, oltre, diciamo, al cosiddetto comma 59 che si parla di zona scolastica. Poi naturalmente, per quanto riguarda il 142, lì è tutta declinata, tutta la viabilità e il chilometraggio orario che un automobilista può supportare. Quindi andiamo dai 50 ai 70 km orari, naturalmente in conformazione con il tratto viario e stradale. Anche perché io dico una cosa molto importante: le zone 30 sono fondamentali perché abbiamo due elementi da salvaguardare. La fascia debole dell'utenza della mobilità, che sono pedoni, ciclisti, monopattisti, eccetera, eccetera. Però naturalmente poi alla fine tutti quanti siamo automobilisti, esatto, perché tutti quanti abbiamo l'auto. Quindi abbiamo l'auto. Faccio un esempio stupido, banale. Se io devo andare al lavoro, ok, e c'ho un problema, se io vado a 30 all'ora probabilmente devo anche capire che non riesco, diciamo, a raggiungere il posto di lavoro, a meno che non mi alzo alle 4 del mattino, e quindi posso fare anche tutta la strada a 20 all'ora e in un'ora giungo al posto di lavoro. Ma il problema qual è? È che ogni automobilista, ogni utente debole e ogni, diciamo, ciclista ha, secondo me, l'obbligo personale e morale di conoscere come funziona, diciamo, l'articolazione della mia mobilità, e quindi ognuno, come diceva l'assessore, si deve assumere le proprie responsabilità. Per quanto riguarda in questo caso la città di Treviso è, diciamo, dal punto di vista normativo e del codice già gestita in maniera impeccabile, perché abbiamo un centro storico che in maniera naturale chiama la zona 30. Ma esatto, però lei cosa intendeva dire? Quando dite siamo sostanzialmente contrari, no? Come siamo detti quando ci siamo sentiti al telefono, sì, lei cosa vuol dire? Che è la città 30 che non va bene agli automobilisti? Le zone 30 in alcuni quartieri residenziali, diciamo, sì? Mi riferisco alla città sartoriale di cui parlava l'assessore. Cioè, quindi questa va ogni bene. Città questa va bene. C'ha una sua problematica, ogni città c'ha una sua conformazione caratteristica dal punto di vista viario, e naturalmente ogni città, ogni zona deve essere, come dire, normatizzata secondo una situazione specifica. Certo, però allora uno dovrebbe incidere, cosa che si può fare, se si può fare, quando si può fare, anche sulla viabilità. Ieri sera lo diceva il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il senatore De Carlo, che è sindaco di Calalzo, dice: noi, io ho un autovelox, non l'ho mai acceso perché abbiamo un po' modificato la viabilità per evitare, modello Francia adesso estremizzo, no? Che diceva prima l'assessore Aragona, per evitare che la gente corra. Perché poi il tema è chi controlla, cioè funziona in queste zone 30 perché le persone le rispettano? Allora, devo dire, quel limite? Nel nostro caso le zone residenziali istituite e le scolastiche hanno dato del buon esito, perché devo dire, io ho dei dati in cui l'incidentalità dall'istituzione della zona è diminuita. Quindi la cartellonistica e la segnaletica verticale e orizzontale e un senso di responsabilizzazione anche nel caso di incidente nei confronti dell'utenza automobilistica, nel nostro caso ha dato degli esiti positivi.
Credo che questi provvedimenti vadano accompagnati anche da interventi, la norma dice di engineering, cioè di strutturazione viaria, per cui vi sono delle implicite limitazioni alla velocità, quindi bisogna anche agevolare la sicurezza dell'utenza in senso generale, però questi esperimenti sono certamente positivi. Quindi io devo dire sono d'accordo nel collocare le zone 30 nelle aree che urbanisticamente e da un punto di vista viario e di edilizia chiamano la moderazione della velocità. Ma poi c'è un autovelox che verifica? No. Personale che verifichi? Non è immaginabile mettere gli autovelox in questo tipo di zone, perché non vi sono operato le caratteristiche per il rilievo senza operatore. È importante che la zona 30, soprattutto nella sua fase originaria, nella sua fase genetica, venga accompagnata dalla presenza degli operatori della polizia locale e magari nelle aree scolastiche, ad esempio dai nonni vigile, altro esperimento decisamente molto molto buono, per creare quell'abitudine nell'automobilista al rispetto della zona 30. Quindi devo dire importante averle in determinate aree, far sì che l'istituzione di una zona 30 sia accompagnata da un periodo di educazione alla cultura stradale di quell'area, però non amo, devo dire in modo particolare, provvedimenti che in maniera generica collocano dei limiti, perché mentre il provvedimento puntuale, anche molto esteso, attenzione, la città di Treviso tra quello che ha e quello che è in programma arriverà a una gran parte del territorio fortemente urbanizzato come zona 30, ma l'indicazione assolutamente, devo dire, generalista di un divieto senza collocarlo nella realtà, a mio modo di vedere, allora, corre il rischio di essere più una petizione di principio che non un provvedimento concreto. Anche perché poi vorrei citare anche un'esperienza di tipo personale, cioè la zona 30, per quanto mi riguarda, genera responsabilità specifiche su tutte le situazioni, perché in un'altra città in cui io ho lavorato c'è stato un caso che poi ha assunto una eco anche nazionale, in cui c'è stata una sanzione comminata a un ciclista che non aveva in una zona 30 non aveva, diciamo, rispettato quel limite. Quindi c'è stato uno scandalo. Allora, secondo me non bisognava a quell'epoca parlare di scandalo, perché se noi facciamo le zone 30, come vale per tutti. Giustamente, certo, l'automobilista deve rispettare, allora, il pedone e il ciclista. Romina, le faccio vedere un altro servizio. Arrivo subito a lei perché vorrei capire quale ragionamento fa dopo aver sentito gli altri ospiti. L'ho letto anche poco fa, eccolo qui. Il risultato del sondaggio ieri sera, altro tema ma connesso, sul rischio. Ben sappiamo che, no? Lei vede già in preview quello che è il risultato del sondaggio ieri sera su Fleximan, che ripeto ha colpito ancora, e sicuro, perché io condivido con Ragona, potrà avere le ore contate perché l'indagine si fa, cioè lo beccano probabilmente, no? Però è diventato un eroe, ha torto ragione, ma guardate, oltre 2500 telefonate mi pare ieri sera, l'esito del sondaggio. Urca! Vabbè. Beh, 73, altro che criminale, Fleximan sta seminando consensi. A confermarlo, se non bastasse il murale Sadui dedicato apparso in via del Padovanino a firma del noto writer Heavy Rain, anche l'esito del sondaggio di Ring di ieri sera. Alla domanda condividete la sua azione, a sorpresa ha risposto sì il 73,1% dei partecipanti, che sono stati oltre 2500. Il no si è fermato a 26,9%. Un trend, quello degli odiatori del Velox, innescato con tutta probabilità dalla vicenda del Velox Killer di Cadoneghe, comune del Padovano, che ha immortalato multandoli la condotta di almeno 30.000 automobilisti, innescando una guerra senza precedenti contro le sanzioni, che poi sono state ritirate. Alla politica, ora, dopo il 13° Velox abbattuto, il compito di interrogarsi su questi strumenti installati come dissuasori di velocità, percepiti dagli utenti però come un modo per far cassa. Io ho un autovelox e non l'ho mai utilizzato. O meglio, l'ho autorizzato una volta spento, perché credo che l'autovelox debba servire a ridurre magari la velocità in maniera preventiva, ma non a fare cassa per il comune. Negli anni passati molte amministrazioni le hanno messe anche per far cassa, bisogna essere onesti. Concordo con Petenò che ci sono strade e strade.
Io credo che su questo non bisogna farne un tema di partito, un tema ideologico. Nonostante nei suoi confronti la condanna della politica sia unanime, Fleximen è già stato eletto dai social un eroe, se non altro per aver innescato un dibattito sull'opportunità del Velox come strumento di sicurezza stradale in mano ai primi cittadini. Anche amministratore te lo fa capire. Faccio un esempio, a Castelfranco Veneto ho dovuto agire sulla leva dell'IMU per compensare le maggiori spese e qualcuno delle opposizioni mi aveva suggerito di mettere un autovelox. Ho detto, signori, guardate che a noi servono dei soldini per compensare maggiori costi energetici, queste cose qua, non per i soldi che derivano dall'autovelox, sono per fare sicurezza, non per far cassa. E questo aspetto poi interessante del presidente della provincia di Treviso, Marcon, che ieri ha citato i dati nazionali e locali degli incidenti stradali con autovelox vigenti, e in realtà è tutto in linea, purtroppo, cioè non è cambiato di una virgola, sempre gli stessi incidenti, sempre la stessa mortalità. Quindi questo altro tema, ma secondo me comunque connesso almeno poi alle arterie cosiddette principali, regionali, provinciali. Prego, Ceccato. Sono d'accordo che non condivido quello che sta facendo questa persona e non accetto che un lavoro magari fatto da altre persone, un autovelox, venga adesso distrutto. Non è una cosa giusta, anche perché ricordiamoci che questi social, tutta questa tecnologia che abbiamo è veloce a passare messaggi che si possono fare. Io però condivido alcune cose. L'autovelox mi dispiace e continuerò a insistere. Se le amministrazioni non dimostrano ai cittadini che veramente servono per sistemare le strade, per fare sensibilizzazione, io sono la prima a dire, sindaci, amministrazione, a voi gli autovelox servono solo per fare cassa. Ma io non credo e non voglio crederci, perché avendo un'associazione ci sto in mezzo. Ma posso capirlo io. Ma le persone normali, quando si vedono arrivare a casa una multa o quando vedono questo autovelox, dicono serve a far cassa. La seconda cosa, che continuerò a ripeterlo, non siamo stupidi, perché io, se vedo un autovelox, rallento. Non sono cretina a correre, certo, come una macchina. Tutto passato sono in ritardo perché ho dovuto rallentare e quindi vado via dritti. Adesso non voglio, perché a me non facciamo tutti i santarellini, come ho sentito prima. Guardi, Ceccato, io condivido quello che lei dice e voglio dire, rilancio la provocazione, voglio sentire l'assessore e Centola, cioè, l'ho detto un po' anche ieri sera, poi sarà l'intelligenza artificiale che bloccherà un po', no, il limite delle nostre auto in automatico in base al limite delle strade che stiamo percorrendo, ma ancora ci dobbiamo arrivare. Però, se un merito, e la dico male ma per essere chiaro, può avere questa vicenda di Fleximen è di farci capire o interrogare se queste autovelox hanno efficacia o meno sul fronte della sicurezza. Perché se no tutto ritorna alla provocazione lanciata ai nostri microfoni dal presidente della provincia Marcon, che ha detto, qua qualche sindaco lo fa per far cassa. E lo dice un sindaco, presidente della provincia. Cioè qua o si riduce il numero di mortalità o no. Fermi lì, Centola, e poi De Checchi. Ma per quanto mi riguarda, l'autovelox funziona se c'è la percezione, come diceva la nostra amica, che tutto quello che si ricava da questi sistemi poi si ribalti su un miglioramento della segnaletica, della viabilità, e quindi l'automobilista ha una percezione positiva e quindi magari accetta anche questa situazione. Se la percezione, come pare, non sia proprio, diciamo, il massimo, purtroppo queste situazioni possono capitare. Cosa dice, assessore? Ma devo dire, allora, la premessa naturalmente sul caso del danneggiamento non può essere che una condanna, perché voglio dire, dobbiamo assolutamente partire da un principio che la legalità non è un'opzione, una norma si rispetta. Ci sono altre vie poi per eventualmente lavorare sul fatto che una norma sia più o meno corretta e farla eventualmente sostituire. Allora, detto questo, io penso che l'autovelox, come tutti gli altri strumenti
di moderazione della velocità e quindi di sicurezza, corre il rischio, esattamente come la zona 30, di essere uno strumento molto buono o di poter diventare uno strumento aberrante. Quindi mi trovo d'accordo con quello che stava dicendo la signora. Autovelox sì, nella misura in cui un attento studio trasportistico ci rende evidente che il collocare lì quello strumento ha un reale vantaggio in termini di sicurezza automobilistica. Se questo è dimostrato, è correttamente valutato, correttamente motivato, non vedo nessun tipo di ostacolo alla posizione di un autovelox. Se la posizione dell'autovelox non ha questo studio alle spalle, ma risponde ad altre dinamiche, evidentemente è qualcosa che ne snatura completamente l'obiettivo e pertanto non condivisibile. Allora, Tony, ci fai vedere ancora il presidente Marcon, il tema Mahoma, ma sui 30 all'ora, diciamo sempre connesso comunque al tema di cui parliamo stasera, poi chiudiamo, prego. Se lei mi chiede una opinione, se io farei di Castelfranco Veneto una città tutta a 30 all'ora, io gli risponderei di no. Dopo il caso di Bologna sull'estensione del limite dei 30 all'ora per gran parte del territorio cittadino, interviene il sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. È un tema delicato, le estremizzazioni non pagano mai. Esistono zone che lo richiedono, spiega il sindaco, come quelle in prossimità delle scuole, ma se il limite venisse esteso a tutto il comune diventerebbe un fatto problematico. Intanto a Treviso MOM ha approvato il nuovo programma di esercizio 2024, entrato in vigore l'8 gennaio, che sta creando delle polemiche sui tagli delle corse dei bus. Programma che, spiega il presidente di Mobilità di Marca, Giacomo Colladon, deve garantire una corrispondenza tra domanda e offerta del servizio. Non sono state tagliate corse, sono state ridotte frequenze laddove c'erano autobus che viaggiavano sostanzialmente vuoti e quindi se vi erano delle frequenze ogni quarto d'ora, adesso bisognerebbe entrare nello specifico in ogni singola corsa, sono state aumentate le frequenze, passa un autobus ogni mezz'ora. Se mi consentite una battuta, ha anticipato quel che succede a Bologna, perché a Bologna con la zona 30 adesso gli autobus non passano più ogni quarto d'ora, ma devono adattarsi alla velocità consentita e passano ogni 25 minuti, ecco. Una riorganizzazione studiata in seguito ad un'analisi svolta da una società specializzata che ha valutato gli orari meno frequentati, fa sapere il presidente della provincia, e che ha indotto MOM a rivedere il servizio anche in un'ottica di sostenibilità. A breve partirà infatti una sperimentazione delle corse a chiamata degli orari in cui c'è minor afflusso di persone e in quelli notturni. Genera delle positività e dei risparmi sotto tutti i punti di vista, oltre che ottimizzare il servizio. Quindi noi stiamo già studiando un servizio sperimentale in quel di Vittorio Veneto e in quel di Treviso, che a breve partirà. Allora, così ancora il presidente sul fronte 30. Io dico, alla fin fine tutti sostenete la stessa cosa, cioè l'intero territorio comunale 30 no, però zone specifiche sì. Mi sembra che sia un'opzione di buon senso e devo dire, e nel caso di Treviso, assolutamente con buoni esiti. E quindi, condivisa dagli automobilisti e dai residenti, voi dite, no? Devo dire, condivisa assolutamente dagli automobilisti, molto spesso richiesta dai residenti di alcune aree, che a loro volta naturalmente sono anche automobilisti. Certo. Quindi devo dire, è un provvedimento secondo me molto buono, che come tutti i provvedimenti deve essere calato nella corretta realtà. Allora, Centola ha cercato un flash finale, volete aggiungere qualcosa? No, sono sostanzialmente d'accordo con quello che afferma l'assessore, naturalmente, visto che faccio il direttore di AGI, volevo anche dire che non tutti gli automobilisti creano problemi, ci sono anche automobilisti che sanno, come dire, le regole, tant'è vero che noi in AGI a fine anno premiamo i pionieri, cioè quelli che sanno guidare veramente la macchina e che si prodigano anche affinché la mobilità sia migliorabile. Quindi la corretta convivenza nelle zone 30 tra automobilisti, tra utenti deboli, per ACI è la norma, quindi è la nostra situazione, diciamo, migliore. Naturalmente creiamo anche una, diciamo, una fiducia agli automobilisti che rispettano il codice e che stanno. Cercato, vuole aggiungere qualcosa? No, io dico solo una cosa, parlo da mamma. Allora, io ho perso un figlio e non auguro a nessuno di provarlo.
Se voi siete convinti che gli automobilisti siano coscienti quando ora ci saranno i 30 all'ora, sappiano come comportarsi, bene, io aspetto e vedo, perché ci sono tante regole, cambio codice, cambio questo, ma vedo che gli incidenti aumentano. Allora mi farei una domanda e dopo datemi la risposta a voi. Però una risposta ce l'ha data all'inizio, che è interessante, cioè è diminuita l'incidentalità nelle zone diventate 30, giusto? Perché nelle zone... Noi ma, purtroppo parliamo degli autovelox, di altre strade, no? Questo è il dato. Bravo. Ma noi viviamo solo al centro? No, è ovvio, certo. Bene, e dopo un'altra cosa che io dopo non voglio disturbare, per carità, mancherebbe altro. Ma i nostri ciclisti sanno che bisogna scendere sulle strisce pedonali e andare a piedi? No, ti tagliano anche per la strada. E allora, ci sono tante cose da mettere assieme prima di dire che gli sono coscienti chi si mette in moto, chi si mette in macchina, chi si mette sul monopattino. Sappiamo anche là, no? Poi cambiamo la nostra testa, a quel punto diventiamo un ciclista intollerante e via dicendo. Quindi se sono al volante poi no, non tollero gli altri, quando invece abbiamo diversi ruoli. Quindi cosa voleva aggiungere? Poi chiudiamo. Alla signora, naturalmente con la quale condivido che prima di tutto naturalmente ci vuole consapevolezza nell'automobilista. Però ecco, se può essere un dato di buon auspicio, l'istituzione della zona 30 che ha dato la maggior diminuzione dell'incidentalità in realtà non è in centro storico ma è in un quartiere. Quindi non è solo il centro, anzi devo dire che i maggiori risultati a Treviso la zona 30 li ha dati nelle aree fortemente residenziali, quindi fortemente urbanizzate, nei quartieri. Va bene? Sì, io accetto la risposta che mi ha dato e vediamo, stiamo a vedere. Va bene, grazie a Romina Ceccato, grazie all'assessore Andrea De Checchi, grazie ad Angelo Centola, direttore dell'Arci, a voi per averci seguito, grazie e buonanotte da Ringa.